Ciao, video in cui vi mostro come faccio i capelli mossi a casa. Dopo averli tamponati con un asciugamano, divido in due sezioni i capelli. Applico la crema districante Sun Silk Liscio Perfetto su tutte le lunghezze. Applico la crema della Fito Paris, la Fito 9, in piccolissima quantità solo sulle punte. Per togliere la quantità in eccesso di acqua nei capelli, faccio un turbante e aspetto circa 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, procedo con l'asciugatura con il phon, aiutandomi con le mani, senza l'utilizzo di spazzole. Essendo il mio un capello riccio, crespo e gonfio, cerco di aiutarmi il più possibile con le mani e non con le spazzole per evitare che si gonfino ancora di più. Sempre per evitare l'effetto crespo, cerco di attorcigliare su loro stessi i capelli e di asciugarli con il phon. Una volta terminato con il phon, l'effetto sarà questo. Procedo quindi a passare la piastra. Mi serviranno 3 mollette e 2 elastici. Divido sempre in due sezioni i miei capelli e procedo prima con una sezione e poi con l'altra. A questo punto, dopo aver preso una piccola sezione di capelli, li pettino e procedo con il passaggio della piastra come da video. Passo quindi la piastra e nella parte finale cerco di rigirare su se stessa la piastra creando un boccolo. Dopo aver creato il mio boccolo, rigiro più volte i capelli tra le dita. E finisco fissandoli con una delle 3 mollette sulla maglietta. E questo passaggio lo farò più e più volte. Una volta terminata la prima metà della mia testa, cosa faccio? Sciolgo tutto. Cerco di ripettinarlo con le mani e poi lo divido in altre 2 sezioni che attorciglio e riattorciglio insieme come da video e poi legherò con il mio elastico. Procedo quindi con l'altra metà. Ed il procedimento sarà lo stesso di prima. Terminata anche la seconda metà, procedo come prima, divido in 2 ciocche che attorciglio singolarmente per poi riattorcigliarle insieme e chiuderle con un elastico. Per far sì che la piega prenda, cerco di restare con i capelli legati in questo modo per circa 20 minuti. E per finire, applico la mia lacca su tutta la capigliatura. Lascio passare qualche secondo affinché la lacca si asciughi e procedo con lo sciogliere le mie code. E questo è il risultato. In un primo momento saranno dei boccoli molto netti, man mano che passeranno le ore sarà un mosso un po' meno preciso. E dopo circa 2 ore il risultato è questo. Spero che il video vi sia stato utile e se vi va iscrivetevi. Ciao!